il giorno di festa io lo santifico con il fritto, perché il giorno di festa ti lascia andare per il frittino, poi fa un po' di puzza dentro casa, poi puzza. Se la roba è fresca e l'olio pulito non puzza per niente. Allora, oggi io sono passato al mercato Trionfale, ho visto la Alice meravigliosa. Guardate qua che roba, spettacolari! Guardate, belle paffutelle, cicciottelle fresche, toste, belle, insomma, buone da friggere e mangiare subito. Come una pastellina che faremo insieme, farina, uova, peperoncino, lime, poi qui ho il jalapeño, è un peperoncino buonissimo, poi olio di semi perché faremo anche una bella maionese e poi un po' di vino. Ci mettiamo un po' di vino, una birra, qualsiasi cosa per mangiare sta roba, insomma. Allora, prima cosa la pastella, quindi andiamo con la farina. Ecco qua, abbiamo l'ovetto, l'ovetto ci va, ok? Mescolo, vedete, è poco liquido, quindi che faccio? Aggiungo dell'acqua gassata, ma gassata, 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 eh? Cioè quella proprio bella, con il bollone, con il bollone. L'acqua gassata deve essere fredda. Fredda, ma fredda, 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 ok? Aggiungiamo, mescoliamo bene bene. La lascio un po' duretta. Perché la lascio duretta? Adesso lo faccio vedere perché la lascio duretta. Pronti? Guarda qui. Adesso vi mettiamo il ghiaccio a cubetti. Così, mano a mano che si scioglie il ghiaccio, diluisce la nostra pastella. Allo stesso tempo la raffredda. Così avremo una pastella ghiacciata, l'olio bollente che facciamo o sciocca, o sciocca, lo sciocchiamo. Metto in frigo. Poi che facciamo? L'accompagniamo a una salsettina. Pensiamo a una cenetta, un aperitivo figo, tutto quanto, facciamo la salsettina. Quindi che faccio? Aggiungo, metto il rosso fuori dal frigo, freschissimo, o se no ancora meglio, così non rischiamo nessun problema. I tuorli pastorizzati, facciamo una bella maionese. Mettiamo al lime, metto qui dentro, se volete anche del limone, però dai, ormai si trova dappertutto il lime, non è una cosa esotica, ormai è diventata una cosa normale. Poi io vado con il frullatore immersione per farla molto più veloce e senza perdere tempo. Vado, quando incomincia a si spessisce un pochino, no? Che faccio? Piano piano vado così, con l'olio di semi. Vado, eh? Allora, manca sale. Poi prendo il jalapeño che io trovo squisito perché conservato in barattolo lo possiamo avere sempre. E poi perché è conservato con l'aceto, quindi è fantastico perché un pochino addolcisce, arrotonda questo piccante. Metto il jalapeño qua dentro, così abbiamo anche un po' di piccante. Assaggiamo. Se non trovate il jalapeño, ormai in tutti i supermercati lo trovate, quella roba messicana così, usate quello fresco, tagliate a pezzettini e casomai aggiungete un po' di aceto nella maionese che farete voi in modo casalingo. Le alici devono essere fresche, belle come queste qui, eh. Come le ho pulite? Ho lasciato la spina. Taglio la testa, pac, pac, pulisco tutto quanto qua e sono pronto. Con queste alici che cosa c'ha? Che vi schifate? Lo potete far pescivendolo, non c'è problema. Prendo la pastella dal frigo, che adesso è bella, freddina, stupenda, eccezionale. Do una mescolata. Allora, perché ghiaccio a cubetti? Perché si scioglie più lentamente. Immergo le alici dentro alla pastella, così. Guardate che meraviglia. Vedete? Mi sembra abbastanza leggera. Adesso vediamo. Poi, olio caldo. Mamma mia. Mi raccomando, perché no, ho levato solamente la testa e l'interiore? Perché così non si rompono. Lasciamo la lisca nelle alici, perché è meglio, almeno per me. Piano piano, perché ogni qualvolta che mettiamo un qualcosa di freddo
abbassiamo la temperatura dell'olio, quindi piano piano, così diamo il tempo di rialzare, che, affinché si rialza di nuovo la temperatura dell'olio. Mamma mia, coccolatele, amate, dovete amare la cucina, si deve amare, perché sennò non riesce niente, senza amore non si riesce niente. Allora, quindi piano piano il colore è quello giusto. Guardate che meraviglia. Metto intanto le altre, che poi quella là c'è sempre qualcuno che viene qua e mangia a casa Mariola, e noi siamo pronti. Vai, e abbiniamo e sentiamo un attimo se veramente sono buone. Porca miseria, se veramente sono buone. Allora, sale, un po' di sale ce lo mettiamo, poi facciamo un bel piattino per i nostri ospiti. Che musichetta, come sta qua, proprio, vedo? Calma, rilassiamoci, non andiamo di fretta, godiamoci sta vita. Così, la nostra maionese, bella da inzuppare, bene bene, e adesso assaggio. Tante persone che conosco io farebbero tutto in un boccone, comprese le lische, senza nessun problema. Allora facciamo così, guardate però che carne, guardate, guardate come ti dà, bella, caldo, giusto, poi assaggiamo la maionese, la giusta quantità di maionese. La ricetta, lo sapete com'è, sono un po' sporco, la ricetta è un po' saporita, giusta. Sta maionese è fantastica perché grassa, però è profumata sia di lime che questo gelatino che dà il piccante, però non dà fastidio. Quindi adesso fate festa, fritto, giusto, economico, la maionese non ci vuole niente, se comprate i tuorli pastorizzati ancora meglio, mi raccomando, rifatela, è straordinaria e costa poco, come sempre, ricetta di Max. Buona, mamma mia, che bontà, mamma mia. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.